consideriamo, torniamo a questa equazione, l'equazione che dobbiamo discutere adesso, quella rotore di B uguale mu 0 J più in questo famoso termine che viene aggiunto da, allora praticamente è sempre mu 0 epsilon 0 di E su di T. Osservate che lo posso scrivere come mu 0 che moltiplica tutta questa roba J più epsilon 0 di E su di T. Allora, questa là ovviamente è la densità di flusso della corrente elettrica. E sappiamo tutti più o meno cos'è. Questo misterioso oggetto è la densità di flusso della corrente di spostamento, così è chiamata. Viene chiamata così. Allora, abbiamo già notato che siccome sta a fare qui una roba di ordine 10 alla meno 11 nel sistema internazionale, noi quando abbiamo questa, la corrente si fa per dire totale, nel set totale ai fini del rotore di B ovviamente, la corrente vera è questa. Questa non è una corrente elettrica, ovviamente non passa proprio niente, passa campo elettrico, diciamo, ma non cariche elettriche. Allora, quando abbiamo questa corrente elettrica e ci aggiungiamo questo pezzo dove qui c'è questo 10 alla meno 11 nel sistema internazionale, cominciamo a capire perché fino a un certo punto questa roba qui andava bene e non andava bene. Allora, non va bene questa roba qui perché va a violare una legge fondamentale della matematica. Ne ho già parlato in passato, ossia se io faccio se io calcolo la divergenza di un rotore, il rotore di B, ma di quello che volete, qualsiasi vettore, mi metto con pazienza, vi ricordate questo per esempio alla componente z che è uguale a d by su dx meno d bx su dy. Per esempio questa è la componente z. La componente z del rotore, quando calcolo la divergenza, siccome la divergenza è la derivata rispetto a x della componente x più la derivata rispetto a y della componente eccetera eccetera, quindi sono le derivate e poi si arriva più la derivata rispetto a z di queste qua. Quindi vengono fuori una serie, quindi una derivata seconda mista, questa di quadro by rispetto a dz di x. Quando fate questo gioco vengono 6 di queste derivate doppie tutte miste incrociate. Adesso c'è un teorema di matematica, comunque se fate le prove vedrete che funziona con qualunque funzione di due variabili vi inventiate, che mi dice che questa qui, se scambio queste due, cambia niente. Cioè non importa l'ordine in cui le calcolate, se avete una funzione di due variabili, derivate prima rispetto a una e poi all'altra, o fate il contrario, ottenete lo stesso identico risultato. Ecco, allora qui a coppie, però con segno cambiato, vedete che una delle due c'è il segno opposto rispetto all'altra quando fate le due derivate, appaiono 6 derivate che a coppie si cancellano tutte, quindi questo viene un sacrosanto 0. Però per definizione, per il modo in cui calcolate le derivate, qualunque cosa ci mettiate qui, la divergenza del rotore viene sempre 0. Abbiamo visto anche che c'è una ragione, se vogliamo, geometrica a questo, cioè quando c'ho questo, se questo è un rotore, il flusso di questo rotore mi calcola la circuitazione, se questo è il rotore di B, il flusso di questo rotore mi calcola la circuitazione di B su questo circuito. Flusso attraverso che? Attraverso una superficie, questa per esempio, che ha questo circuito come contorno. Ma io posso prendere qualunque superficie che abbia quel circuito come contorno, quindi per esempio questa. Immaginate una pentola e il coperchio, che ne so, insomma. Bene, quindi il flusso che attraversa qui, il flusso che attraversa qui, oppure posso prendere un'altra qui, il flusso che attraversa qui, siccome tutte mi danno lo stesso risultato per il teorema di Stokes, questa circuitazione, tutte mi devono dare lo stesso risultato.
Quindi il vettore di B deve essere un vettore che ha lo stesso flusso dappertutto. Questo ce l'ha, è una caratteristica dei vettori solenoidali, ossia quelli che hanno divergenza nulla. Quindi un rotore ha divergenza nulla per forza. Allora, quindi, quando qui uno ha il rotore di B, se il rotore di B ha divergenza nulla, allora anche questo deve avere. Se, immaginate, siamo a prima di Maxwell, questo non c'è, sta roba qui non c'è, c'è solo questo. Ah, se il rotore di B c'ha divergenza nulla, e il rotore di B è uguale a questo e basta, anche la divergenza di J deve essere uguale a 0, ma non è assolutamente così, perché non è così, perché la J soddisfa come tutte le densità di flusso di qualche materia, in questo caso la carica elettrica, soddisfa l'equazione di continuità che dice che dirò su dt più divergenza di J uguale 0. L'abbiamo già vista l'equazione di continuità. È quella che significa che se entra qui flusso, è perfettamente lecito che ne esca di meno, e quindi qui dentro la divergenza è negativa, a patto che intanto la densità vada aumentando. Quindi se la divergenza è negativa, la densità, perché chiaramente se entra più roba di quella che esce, qualcosa aumenta qua dentro. Oppure viceversa, se entra del flusso e ne esce di più, qui avete una densità dentro che sta diminuendo, perché se esce più roba di quella che entra, insomma, se avete mai gestito un portafoglio sapete che se escono più soldi di quelli che entrano vuol dire che il vostro deposito sta diminuendo. Quindi la divergenza, come, cioè la densità di flusso praticamente, la divergenza della densità di flusso mi dice, deve soddisfare questa equazione qui che scrive in termini matematici fini e raffinati, e scrive questo semplice cretino principio, che è un'ovvietà che comprendiamo tutti. E quindi anche J, il flusso di carica elettrica, deve soddisfare questo principio sano di bilancio familiare. Ossia, se qui dentro c'è una certa densità di carica elettrica, se entra tanto flusso di carica elettrica, J, quindi qui abbiamo la nostra rho, quanto ne esce? Uguale, stesso J, allora la rho non la tocca nessuno. Questo è quello che succederebbe con l'acqua, perché sappiamo che non possiamo aumentare la densità dell'acqua qua dentro, ma siccome non c'è nessuna legge fisica che vieti di aumentare o di diminuire, o vieti di diminuire la densità di carica elettrica, o potete avere qualsiasi densità di carica elettrica, l'acqua è obbligata ad avere densità 1000 kg al metro cubo, ovvero sia 1 kg al litro. Non si scappa da sta cosa, ma perché l'acqua è praticamente incomprimibile. Ecco, invece la carica elettrica è comprimibilissima, potete averne 0, poca, tanta. Quindi io posso benissimo avere una J' e una J' che sono completamente diversi uno dall'altro. Se questa è di più di quella che entra, vuol dire che la densità di carica elettrica sta diminuendo. Se invece è di più quella che entra rispetto a quella che esce, vuol dire che la densità di carica elettrica sta aumentando. Quindi questa soddisfa l'equazione divergenza di J, che è, vi ricordo, questo è il flusso per unità di volume, quindi dividete questo volume in unità di volume, diciamo che questo è il metro cubo, la divergenza di J numericamente è il flusso che esce da sto metro cubo. Uscente significa la differenza tra quello veramente uscente e quello entrante. La divergenza di J deve essere uguale a meno la variazione di densità, ossia la variazione, la densità è il contenuto di carica del metro cubo, quindi il flusso che vi esce dal metro cubo è uguale alla diminuzione al secondo della quantità di carica contenuta in questo metro cubo. Questa equazione esprime semplicemente, l'ho già discussa, ma ridiscuterla non fa mai male, esprime questo concetto. Allora, questa è diversa da zero in generale, cioè per carità può essere uguale a zero, ma non è obbligatorio che sia uguale a zero. Quindi quando c'è l'equazione che mi dice che il rotore di B uguale mu 0 J, io so che se prendo la divergenza del rotore, questa deve fare per forza 0. Questa è un uguale grosso così a 0. Questa invece c'è la divergenza, invece la divergenza di questo, questa è una costante va fuori, questa è diversa da 0. Può essere uguale a 0, ma non è obbligatorio, può essere anche diversa. Invece questo deve essere sempre uguale a 0, quindi qui c'è un pezzo che manca, perché deve compensare la variazione di questo qui, in modo da garantire che il rotore. Questa è la matematica a cui arriva Maxwell. Cerchiamo di capire anche il contesto storico, però. Prima di tutto, perché nessuno si è ancora posto questo problema?
non se l'è posto nessuno questo problema per la ragione che vi ho detto, perché quando io vado a considerare questo rotore che è uguale a J a mu 0 per J più epsilon 0 di E su dt, allora tra questi due pezzi c'è questo fattore che è 10 alla meno 11, mica poco. Come facciamo a compensarlo? Facciamo che questo sia, diciamo, se qui abbiamo, cioè sarà anche molto di, cioè allora, praticamente, per capirci, questo può essere un numero anche molto grande, perché se voi avete un cavo elettrico, questo cavo elettrico ha sezione di un millimetro quadro, e ci passa un'intensità di corrente, io continuo con i miei esercizietti che non guastano per far ripasso, ci passa un'intensità di corrente, diciamo, di 100 mA, perfettamente lecita, normalissima in un cavo elettrico qualsiasi, proprio di quelli domestici e non il cavo dell'alta tensione. Allora, passa un'intensità di 100 mA, allora quant'è la densità di flusso corrispondente? Bene. Allora, il flusso, cioè l'intensità, è uguale a J per S, per la sezione del cavo. Quindi se questa è 10 alla meno 1 in ampere, la sezione del cavo è un millimetro quadro, cioè un millimetro è 10 alla meno 3, al quadrato 10 alla meno 6. 10 alla meno 6, cos'è che mi manca qui? Qui c'è 10 alla meno 6, qui 10 alla meno 1, qui mi manca 10 alla 5. Quindi questo qui è 10 alla 5, un bel numerone. Quindi qui c'ho praticamente, con i numeri che ho detto, io ho allora che il mio rotore di B è uguale a 10 alla 5, se non sto a riscrivere tutte le unità ogni volta, ma tanto nel sistema internazionale i numeri hanno quell'ordine, anche quando ci metti i metri e tutto il resto, 10 alla 5 più 10 alla meno 11, sarebbe epsilon con 0, che mi moltiplica di E su dt. Ma allora, per compensare questo, cioè questo qui, perché io chiaramente, perché io veda questo termine quando già c'è questo, quanto deve essere grande questo? Allora, è evidente che io devo avere che, allora qui da 10 alla meno 11 devo risalire fino a 10 alla 5, qui mi serve 10 alla 16, cioè questo deve essere 10 alla 16. Quindi il problema si comincia a porre in una situazione tecnologica dove questo numero qui, se non 10 alla 16, ma almeno per essere una correzione importante, un termine importante, comincia a essere un numero che diventa 10, non sarà 10? Scherzi del genere, ecco, vabbè, se questo, adesso, io ho detto, ovviamente per rendere questo di uguale importanza rispetto a questo, può darsi che questo non ci sia per niente. Però capite che se mi stanno, se in qualche modo questo, c'è un campo elettrico che radia che sta variando, e quindi io ho un certo B, un certo rotore di B, generato da questo campo elettrico che sta oscillando e quindi c'è una derivata. Allora qui basta che nei paraggi a distanza ci sia il più cretino dei circuiti che mi produce una corrente di qualche miliampere, che ciao, questo non sarà 10 alla 5, ma comunque sto qui un numero rilevante rispetto a questo 10 alla meno 11 ce l'ho, quindi questo non sarà 10 alla 16, d'accordo, ma so, 10 alla 9, 10 alla 8. Cioè questo deve essere un numero grande, 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 deve essere. Il numero grande, grande, grande è il campo elettrico, un campo, se volete qui, un potenziale, la differenza di potenziale di 100 volt, e di mezzo ci mettete un centimetro, non è che sto mettendo, significa praticamente un campo di 10.000 volt al metro. Questa è 10 alla quarta, ce ne manca per arrivare a questo, d'accordo? Quindi il fattore che manca me lo deve dare la derivata rispetto al tempo.